C'è una bellissima famiglia, ma cosa c'è di strano qua? Niente, soltanto che c'è un umano sotto quella famigliola. Bella ragazzi, sono Fede, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo delle foto abbastanza inquietanti e anche un po' paurose. Come sempre vi ricordo prima di iniziare il video di lasciare like, commentare, iscrivetevi. E se volete passate al mio account Instagram. Vabbè, direi di iniziare perché non ho nient'altro da dire. Quando pensiamo a delle foto terribili, sicuramente ci vengono in mente quelle di clown, quelle stranissime. La ragazza si sta facendo una foto, è in un pub, un qualcosa di strano. Tra l'altro, che divani usano? Del 1900. E possiamo vedere una signora senza collo, sembra Costanzo, truccata così che non so se è bianchissima o se è messa il trucco addosso. E sembra proprio Joker, è abbastanza inquietante, raga. Lasciatemelo dire. Pensate di trovare una persona così mentre state facendo colazione o siete al ristorante, cioè vi fa passare la fame. Quando si è ragazzi si esce, si fanno un po' i cretini e ovviamente si fanno anche le foto normali per celebrare il momento. Questa qua è più o meno così, soltanto che nell'angolo destro in alto c'è un clown che sta passando. Bellissimo, è abbastanza inquietante, diciamo, che non è proprio rassicurante una cosa così, cioè magari non si sono accorti mentre lo facevano e si sono accorti dopo. Questa più che una foto paurosa sembra una foto ridicola, perché la ragazza si sta facendo tranquillamente una foto e all'improvviso però sbuca un ragazzo, non so se è il suo ragazzo o il suo fratello, con una faccia tipo alla Jim Carrey, per farvi capire. I'm Fire Marshal Bell Burns and nobody likes a... E sbuca dal divano così. Questa a me fa più ridere che paura, però riguardandolo sembra tipo uno zombie. Oh mio Dio, questa cosa fa veramente paura. Abbiamo un gruppo di ragazze che si stanno facendo una foto, magari stanno facendo una festa così per celebrare il momento, anche loro si fa la foto. Soltanto che all'improvviso sbuca una persona che non so bene cosa sia. Cioè, in verità non si capisce neanche che è umano. Con gli occhi spalancati così. Urlando sembra. Poi c'è la testa piccolissima, raga. È una mia impressione, c'è la testa piccola. Dove sbuca e diciamo che rende la foto non proprio bellissima, abbastanza tetra. C'è anche lo zoom. Madonna, questa fa paura. Cioè, più che paura fa schifo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché è abbastanza strana come cosa. Qua abbiamo delle ragazze che stanno facendo una foto. Ovviamente è il video sulle foto, è ovvio che si fa le foto, però per farvi capire. E pff, non c'è niente di strano, a parte il bambino da parte che piange. Ma perché piange il bambino? Tra due ragazze c'è una specie di faccia che non si capisce cos'è, un gnomo, un fantasma, boh. Preferisco non saperlo, sinceramente. E probabilmente la bambina l'ha visto e piange. È poverina. Non so se pianga per quello, però sembra che sia per quello. Cioè, immaginatevi trovare sto coso che io non ho ancora capito cos'è. Scrivetemelo voi perché veramente io non l'ho capito. E la bambina si gira e piange. Questa non ho capito bene cosa sia. Cioè, si sta facendo una foto al buio, sì. E cosa c'è? Aspetta, forse c'è una persona, sembra uno Slenderman dietro. Madonna, raga, è inquietante. Sembra uno Slenderman, non c'è la faccia. Andiamo avanti, che non c'ho voglia di esaminare la foto ancora, perché sennò mi cago addosso. Oh mio Dio. Rimanendo nelle foto paurose, c'è un ragazzo che si fa una foto nella foresta e dietro c'è tipo un mostro con gli occhi luminosi. E raga, non lo so cos'è una maschera, boh, spero che sia una maschera, perché se è vero... Diciamo che se è vero, c'è da avere paura, onestamente. Andiamo avanti. Ok, le foto che fanno più paura sicuramente sono quelle del passato. Non lo so, c'è quell'aria stranissima e molto inquietante. Ci sono due bambini nel seggiolone tipo del nonno. E una bambina comune che spinge il seggiolone, dovrebbe essere la loro sorella maggiore. E già così è inquietante perché mi fanno paura già le foto così vecchie. Però c'è tipo dietro un mostro, dovrebbe essere tipo Freddy Krueger, che fissa la telecamera. Io comincio ad avere un po' paura con queste cose, quindi direi di andare avanti. In questa foto c'è stato un incidente a quanto pare e c'è un camion che si è ribaltato nel lago. Ma non è questa la cosa strana, perché possono succedere queste robe. È il problema che nella foresta c'è tipo un qualcosa, un oggetto non ben identificato, non ho capito cos'è, tipo sembra un fantasma, non lo so cos'è, tipo tutto pixelato, che si nasconde nella foresta, raga. Non so se qualcuno si sia accorto, però meglio che non si sia accorto perché magari gli veniva un infarto. Questi due ragazzi si stanno facendo una foto, non so, per una festa, per qualcosa. A me sembra il bagno, però non so se è il bagno. La ragazza è vestita elegante, il ragazzo non ho capito con il paese vestito. Non so se deve andare a una festa, ma se vai a una festa non vai così. E dietro c'è la testa di Hitler che sembra un fantasma. Andiamo avanti.
qua non so se è inquietante, però c'è un pescatore che si fa una foto normale, normalissima, e all'improvviso, al posto che vedere un pesce normale, prendere un pesce normale, c'è tipo uno squalo senza occhio. Non so cosa gli hanno fatto. Più che paura fa schifo, cioè fa impressione. Quindi passiamo avanti anche questo, che raga, non so se ci arrivo alla fine del video, magari mi prendo un infarto prima. Oh mio Dio, una cosa che mi fa davvero paura, oltre ai clown quelli strani con il super sorriso, sono le bambine, tipo, avete presente la bambina di The Ring, che è con i capelli lunghi, con la faccia bianca, pallidissima? E nei film horror sono proprio le bambine che fanno più paura, che c'ha tipo gli scatti, sono impossessate. Ed è per questo che non guardo molti film horror. C'è un ragazzo asiatico che sta facendo la foto e dietro, spero sia fatto apposta, c'è una ragazza, una teenager, che sembra proprio la bambina di The Ring. E ci sta fissando, raga, è proprio a noi che ci sta fissando. Io direi di passare avanti perché sembra proprio che mi tocchi nel personale, non lo so, è qualcosa che mi sta mettendo ansia. Questo non fa paura. Qua siamo tipo a un matrimonio, due ragazzi si stanno facendo una foto, c'è il ragazzo che sputa fuori. A me sinceramente questa cosa non fa paura, a me fa ridere perché vabbè, si fanno queste foto così per ridere, e le ragazze non si sono accorte, e dopo guardando la foto ovviamente si sono accorte. A me non fa paura questa, raga, sono coraggioso, se, insomma. Oh mio Dio, questa è abbastanza inquietante invece. C'è la mamma e il figlio che stanno facendo una foto normale, e dietro, come potete notare, c'è tipo una foca impossessata che sta sbavando tra l'altro sulla testa del bambino. È abbastanza schifosa sta roba, cioè penso che il bambino abbia più paura della saliva della faccia della foca, che per fortuna non l'ha vista, l'avrà vista dopo però. E raga, sembra impossessata, cioè non so se è vera sta foto o photoshoppata, ma è abbastanza inquietante questa. Anche oggi il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti qual è stata la vostra foto preferita. Se siete arrivati a questo punto del video, fatemi hashtag foto inquietanti e io vi metterò il cuoricino. Ah, inoltre, facciamo una cosa. Scrivetemi un commento strano e quello più divertente e originale verrà messo nel prossimo video. Facciamo così, raga. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga, la fine.